Pronto? Dimmi. Anche se non continuativamente, la prego di credermi, quando la sento, non l'ho sentita non poche volte, cerco di applicarmi ad essere scrupoloso anche nella presa di appunti e addirittura di registrare, addirittura, ecco, di registrare anche. Dica. Dunque. Alla radio vicino? Ecco, sì. Boh. Ecco, pronto. Sì? Ecco, allora. Dunque, o sbaglio io o sbaglia lei, la cosa è, come dire, un po' ingenua, ma a costo di fare la figura dell'ingenuo. Io l'ho mandato almeno due volte, lei dice, io non ho bibliografia, sono opere mie, per cui io concedo questo, non perché fare la trappola, perché non ho l'armatura intellettuale e culturale. Però dico. Dunque, lei dice che questa società è fatta dal cristianesimo, è il cristianesimo che comanda, che è una cosa che fa ridere, sicuramente, ecco, Lei può perché, ridere? prego, Lei può ridere? prego, non ho capito, mi scusi, Lei può ridere? Ah, mi scusi, ma non volevo mancarle No, 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 ma di rispetto, figurate, non è c'è tutto da problema. dimostrare, con 15 persone che va a messa, se lei concede, crede che con questo la società attuale possa configurarsi come cristiana, ha un portato, ha per fortuna almeno nell'Occidente, vedi dove non c'è il cristianesimo, quanto vale per esempio la vita della donna o la vita in India e in altri posti dove c'è anche il paganesimo, secondo me, e l'animismo. Soggettivo. Ecco, allora dico, noi siamo in una società secolarizzata in cui comanda il profitto. E il tornaconto, c'è una parvenza di democrazia in certo posto o c'è molta democrazia in paesi, per esempio nel nord Europa, in pochi paesi del mondo. Ecco, dove non c'è il portato del cristianesimo, c'è soprattutto la donna che fa la catena del tornasole. I talebani non c'entrano col cristianesimo, vediamo, in Cina non c'entra il cristianesimo. Quella che è la barbarie, diciamo, in certi posti in Africa non è solamente l'esito del colonialismo. No. Io penso. Allora io dico, lei non ha degli autori dietro, perché io penso, ho fatto questa domanda anche per, come dire, per irrobustire, se posso dire, come dire, per sentire, come dire, irrobustire la sua Vabbè, mi posizione. faccia quella Allora, domanda, dai. il paganesimo è di 2000 anni fa, quello a cui lei No, non fa è vero. riferimento. Non è vero. Se non c'è una tradizione dietro, lei questo qua l'ha scoperto. In base a cosa? Lei ha parlato di entità, non so come Entità. chiamarle, altrimenti lei mi correggerà, Proserpina, Sì. altri ha detto, come fa abitualmente, cose che lei della cui esistenza non può avere nessuna dimostrazione. Mi dica un autore anche di adesso, che dopo un oiato, un intervallo di 2000 anni o 1500 anni o 1700, perché so che lei ha fatto una distinzione fra un paganesimo, come dire, corrotto e un paganesimo non inquinato. Dico, neanche in sede storica, dopo anni, non c'è stato chi ha recuperato, e la sfido a dirmi chi, ma lei Sì? dice che non ha autori che la Beh, sostengono o meno, non so la se Nietzsche o domanda per altri. piacere, la Ecco, domanda. va bene, allora se la domanda, io non pretendo di avere un dibattito. La sua posizione è peregrina, unica o meno, tanto che, per esempio, io penso che sia una dimostrazione questa, lei parla di un rito sull'altipiano a cui non avrebbero accesso o non hanno accesso i degni. Io non so se non è per sicurezza personale o perché si tema o voi o lei, non so, temete un inquinamento di forze, Non siamo cazzate, di dai, per piacere. soggetti. Su, 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 dai. Lei Non siamo stupidaggini, dai, è per autorizzato a piacere. ridere. Però vede, ecco, il suo paganesimo, su cosa è fondato? Anche per esempio l'inizio del mondo, come lei ne parla, su cosa è fondato? Dai, la domanda qual è tutto sommato alla fin fine? Ecco, dico, Da quello che ho capito io, lei vuole. la sua Senti, posizione su sostanze, senti un po', amico hanno, mio. dico, Se si tu vuoi possono giocare a fare delle fregare cose. me, ci devi mangiare ancora un po' di polenta, anche se lo puoi fare. Sì, Cioè, ma chiariamoci subito questo, eh? allora dico, la sua Sì. Perfetto, posizione è solamente una canirsi contro. boh. Dopo che ha affermato questo, mia posizione peregrina è mia personale. Allora? E con questo? Ma allora dico, il suo paganesimo, quando nomina, dà dei nomi a certe Sì? entità, Sì. ma chi è che ha detto che Io! esiste una cosa? Io! Ah, Io! lei, cioè, Io, Claudio Claudio Simeoni! Simeone dice che esiste Esatto, Proserpina, esiste, esatto, esatto. ecco.
Ma è sufficiente? Ma allora dico, non che lei sia stato, diciamo così, fraudolento, lungi da me, guardi, allora però lei... Diamoci un taglio, su, ho capito che le do fastidio, diamoci un taglio a questa discussione, cioè ho capito benissimo che le do fastidio. Però diamoci no, ma non dà fastidio a me, capisci? No, forse sono io che dà fastidio. Cioè, il punto è questo, un cristiano è un assassino, un farabutto, un figlio di puttana, solo per adorare il suo Dio assassino. Ma è inutile che lei mi attacchi a me in qualunque modo. Ma lei, per esempio, Papa, l'oggi l'ho definito in certo modo, non so, dico, Milosevic, per esempio. Non me l'ha fatto un cazzo, è un cattolico, i talebani sono cristiani. Chiaro questo? Cioè, dico, lei in Cina... quello che è stato fino ad oggi, tutto quello che è la repressione, è cristiana, perché no, guardi, risponde ai dettami di un Dio. In Corea del Nord, oggi... Arrivederci. Ma le do fastidio io? Arrivederci. Le do fastidio io? No, arrivederci. Guardi che io ho appena cominciato, guardi. Sì, arrivederci. Ma come oggi? Allora, tenga conto che ho appena cominciato. Arrivederci. Buongiorno, buonasera. Allora, chiariamoci... il discorso è questo. Il paganesimo che io sto professando, che io sto sviluppando, è il sentire pagano. Io so benissimo che questo dà un fastidio terribile ai cristiani. Perché questo? Perché finché si tratta di dire i pagani sono quelli che l'imperatore usava per mandare i cristiani, hanno qualcosa su cui attaccarsi. Cioè, un cristiano non è in grado, non ha una ideologia, non ha una filosofia, non ha un pensiero, se non quello che serve per stuprare o far fesse le persone. Cioè, non ha nessuna costruzione di quello che è la vita, di quello che è il mondo. Per cui cosa succede questo? Che deve riuscire a trovare qualcosa per accusare qualcuno di fare le stesse sue cose. Cioè, siccome il cristiano stupra il mondo, ha un Dio assassino, mette in ginocchio chi non si può difendere, uccide le persone, deve trovare qualcosa per accusare in questi termini. Ora, che cosa dice il cristiano? Io dico questo, cito Biffi per esempio. Biffi dice, c'è l'inferno e il paradiso perché me l'ha detto Gesù. Gesù non è mai esistito, però Biffi si nasconde dietro. Ora, il problema è questo. Cioè, un cristiano ha bisogno di un padrone che gli dica le cose, di un modo di vedere le cose. Deve accecare il proprio sentire e il proprio esistere. Per cui è inutile che attacchi me, quello che faccio io lo faccio io, perché io lo faccio insieme agli amici politeisti. Pronto? Sì? Sto ascoltando. Sì? Però lei si sta comportando veramente male. Va bene, perfetto. Arrivederci. No, le dico una cosa, lei è inutile che dica va bene, parli oppure non mi interessa quello che dici. Ho messo giù anche questa telefonata. Ora, il tentativo di fare fesse le persone, il tentativo di riuscire a trovare qualcosa per sputtanare le persone, al di là di quello che dicono e di quello che fanno, è una cosa assolutamente squallida, scorretta, sporca e vigliacca. Ed è il comportamento dei cristiani. Noi abbiamo avuto milioni di persone bruciate vive con questo tipo di comportamento. So benissimo che oggi non si è in grado di bruciare qualcuno. Però se oggi permetto a queste persone di fare la stessa operazione che è stata fatta per bruciare le persone, quelle persone che sono state bruciate non me la perdonerebbero mai. Per cui quello che io dico è ciò che nasce da me. Quello che noi diciamo come pagani è il nostro sentire pagano, è il nostro essere pagani. Non è quello che i cristiani vorrebbero che noi facessimo o vorrebbero che noi dicessimo, perché così loro si trovano bene ad attaccare noi. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Laura di Bassano. Dimmi. Senta, almeno per rispetto si vergogni. Ok, ciao. Si vergogni. Molto bene. Cioè, finché la gente stupra bambini, finché i cattolici continuano a stuprare i bambini, a stuprargli il futuro, e non hanno la vergogna, non sono in grado di andare dal loro papa, dal loro vescovo, a dire sei un porco, tu questo non lo devi fare, e dicono invece a chi costruisce qualcosa di diverso di vergognarsi, è squallido. Cioè, è un atto di assoluta vigliaccheria, ed è l'atto di assoluta vigliaccheria davanti alla vita. Comunque, da quello che io ricordo, se non mi sbaglio male, sto signor Luigi è già stato censurato da altri speaker di questa radio, proprio per il suo comportamento scorretto. Per cui questo continuerà ad esserci.
Dopodiché, chi mette in ginocchio i bambini, chi distrugge il divenire degli esseri umani, chi costringe le persone a pregare, merita disprezzo, comunque e in ogni caso. Che dopo questo vi dia fastidio e vi dice che io sono maleducato, bene, voi girate la radio e vi ascoltate Radio Maria. Vi ascoltate Radio Maria e tutte le cazzate, le puttanate che dice Radio Maria. Voi vi ascoltate tutte le puttanate che dice Wojtyla. Se vi fa piacere sentire questo, voi ve lo sentite. Io non vado da Wojtyla a dirgli che è uno stronzo, un pezzo di merda, mentre lui sta parlando. Per cui voi mantenete lo stesso rispetto che ho io per le vostre cazzate, nonostante mi diano il volta stomaco, nonostante siano sporche, nonostante siano squallide, nel mettere in ginocchio chi non si può difendere. Per quanto poi riguarda tutti gli altri discorsi, vi ricordo una cosa, che quello che ha detto Luigi è squallido e scorretto per un altro motivo. Perché? Perché lui ha parlato di società pagane in cui c'era la repressione. Ora, il termine pagano è un termine che si sono inventati i cristiani. Ora, un conto è che in una società qualunque ci siano delle contraddizioni sociali, ci siano cose da mettere a posto. E un conto è quando quelle cose sono emanazione del Dio, è Dio che ordina di farlo, e questa diventa parola assoluta del Dio. Questa è la differenza sostanziale e fondamentale, questa è la sporcheria del cattolicesimo. E quando dico che i talebani sono cattolici, cioè sono cristiani, perché hanno lo stesso Dio, hanno lo stesso imperativo. Ed è la stessa cosa, quando noi parliamo di cristiani, parliamo di monoteisti in generale, solo che noi siamo in Italia e parliamo di cattolici. Voi non sentirete mai il Papa parlare contro gli sgozzamenti della GIA in Algeria, ma troverete invece le organizzazioni tipo quelle di Sant'Egidio che vanno ad aiutare chi sgozza i bambini, vanno a parlare di trattare con chi sgozza i bambini. Voi non troverete mai Wojtyla che parla contro le porcherie dei buddisti tibetani, ma vuole addirittura che il Tibet sia indipendente dalla Cina, una cosa veramente assurda, allucinante, cioè una cosa incredibile, cioè siamo ancora, ricordate che il Tibet era un paese schiavista, e ricordate che tutto quello che è avvenuto oggi, come oggi, la liberazione della donna, le lotte sociali, l'istruzione, tutto quello che le conquiste sociali, quel cosiddetto benessere che avete attorno, per quanto schifoso e per quanto vi lamentate, l'assistenza sanitaria, è stata una conquista mentre la Chiesa combatteva contro, i preti combattevano contro, cioè i preti volevano la miseria, vogliono tuttora la miseria. La Teresa di Calcutta è una macellaia perché ha costruito i campi di sterminio per bambini e in quel modo dice di combattere l'aborto. Wojtyla ha organizzato la mafia contro le donne indifese in Polonia perché non abortissero, e che è una cosa veramente aberrante, allucinante. Tutte queste porcherie sono porcherie come emanazione del Dio, sono parola del Dio. Per cui non è una questione di un sistema sociale che arrancando cambia i rapporti sociali, migliora e continua a progredire, ma è imposizione di un Dio che tenta di stuprare le persone. Questa è la realtà. Per cui il fatto stesso che una persona tenta di trovarmi delle cose diverse da quelle che io dico, posso fare delle affermazioni diverse da quelle che io faccio, è squallido. Dopodiché quella persona comunque si misura con me, nel senso che quello che io dico sono le mie cose, non sono cose diverse. Pronto? Franco da Gresina. Dimmi. Niente, vorrei far capire anche qualcosa, no? Cioè, la strage che continua a essere a Belfast, ad esempio, tra cattolici e protestanti, e si combatte fra di loro, ma sempre causa di un Dio, giusto? Sì. Ecco, quando che Cristoforo Colombo ha scoprito l'America, a parte che lui praticamente non ha fatto niente, ha solo scoperta, ma chi che si arriva dopo, i gas termina dei popoli in nome di Dio. Quindi è inutile che qualcuno dica in radio, ad esempio, no, che i cristiani qua e i cristiani là. I cristiani ga copa un sacco di gente. Gente come chi si deve copare adesso anche in Amazzonia, insomma, per il possesso della terra, per il possesso, però sempre in nome di Dio. E se leggiamo bene la Bibbia, in nome di Dio che c'è stata tante guerre,
in nome di Dio gli israeliani che coppa tanta gente, in nome di Dio si sta fatto tante robe, e poi vorrei dire un'altra roba, che gli israeliani, è inutile chi piange le lacrime sull'olocausto che gli si sta al tempo di Hitler, perché gli israeliani gli ha sempre coppato gente lui nei tempi antichi, e se uno legge ben la Bibbia, questo non giustifica però, questo non giustifica però, questo non giustifica, cioè non è che questo giustifica Hitler o altre robe. Sì, ma comunque tanto per far capire, che in nome di un Dio si sta coppa tanta gente, e mi fa una mia teoria, no? Che se per eventualmente, ad esempio, che fosse un pianeta abitato, ad esempio, e un essere umano, cioè uno di noi altri, dovesse sbarcare, potremmo stare tranquilli che per conquistare quel pianeta, in nome di Dio, i coppa anche gli abitanti di quel pianeta. Io spero di fermarli un po' prima, insomma. Ecco, quello che mi auguro, insomma, cerca di farglielo capire, perché sentire, insomma, della gente con tante robe, insomma, no, ne vale la pena, insomma, ecco. Ciao, te ringrazio. Ciao. No, ma il problema non è semplicemente quello di ammazzare, il problema è quello del motivo per cui si ammazza, cioè... le lotte di popoli, le guerre, ci sono sempre state, cioè non, e penso che un po' alla volta cominceranno a sparire, perché ci sono altre forme di confronto. Ma è diverso il discorso quando l'azione è fatta per imporre il Dio. Cioè io conquisto un popolo e lo distruggo per imporgli quel Dio. E questo è perché quel Dio mi ha ordinato di sterminare quel popolo, mi ha ordinato di portare la regione. Cioè quando il macellaio di Sodoma e Gomorra afferma non lasciare che Magliarda viva, cioè non lasciare la strega che vive, cioè lui dà ordine di bruciare viva la gente, per cui è parola del Dio, cioè è quello è il discorso. Per cui i cristiani da questo punto di vista non hanno niente da obiettare, devono solo vergognarsi di mettere in ginocchio i loro figli davanti a una figura del genere. Questo tanto per essere chiaro. Detto questo, e che rappresenta il male, rappresenta la perversione, la lettura che do io dell'immagine della religione romana è quello che io ho visto, perché ricordatevi una cosa, io affermo che tutti gli uomini sono uguali, ma sono uguali davanti alla legge, sono uguali come sistema sociale, sono uguali nell'affrontare i doveri e all'interno del sistema sociale, ma non sono uguali per come si sono costruiti. Io ho fatto delle scelte per cui mi sono costruito in un certo modo, io ho un cammino di stregoneria. Mentre invece chi ha un cammino di mettersi in ginocchio a pregare, ha il suo cammino di mettersi in ginocchio a pregare. Per cui quello che ho fatto io sono cose mie. E quello che io trasmetto è la mia visione del mondo, cioè la mia visione delle cose. Pertanto sono io che lo dico. A parte il fatto che potrei trovare fuori anche qualcos'altro, ma non ha importanza. Lo dico io e lo affronto io, perché io mi assumo la responsabilità di quello che dico, assumo la responsabilità della mia visione, perché dopo la realtà delle cose ce l'hai nella vita quotidiana, cioè è la quotidianità, la vita che ti dà se una cosa è vera o non è vera. Pronto? Sì? Tu neghi l'esistenza del Dio unico, cioè del monoteismo. Beh, allora, però dai importanza, perché dici che questo Dio è cattivo, quindi esiste? Dovresti dire che il travisamento degli uomini lo rendono cattivo. No, no. La cattiva interpretazione degli uomini lo rendono malvagio. Ma non che Dio è malvagio. No, è una, c'è una descrizione. No, ma se tu dici che è un'invenzione anche Gesù Cristo, non capisco perché ti accanisci contro. C'è una descrizione. Se sei così sicuro di te, vai avanti col tuo pensiero. Ti rispondo per radio, d'accordo. Ma non devi negare o dire la malvagità di Dio, perché anche gli ebrei nel tempo antico hanno fatto fare a Dio tutto quel che voleva loro, le loro leggi tribali, eccetera. Va bene, ti rispondo per radio. Ok, ciao. Allora, rispondo ancora, ho già detto almeno 10 volte, continuerò a dirlo ancora. Una descrizione è oggetto in se stesso quando quella descrizione provocano leggi, provoca determinazioni, provoca delle variazioni sociali. Faccio un esempio. La Costituzione della Repubblica Italiana è una somma di norme.
quella somma di norme va a definire come saranno fatte le leggi. Le leggi devono essere fatte in funzione di quelle norme. Ora, non esiste una persona che si chiama Costituzione della Repubblica Italiana, ma esiste una descrizione, un codice di norme, un insieme di norme che è la Costituzione. Bene, e quando io dico il patto di Nazareth, so benissimo che Gesù non è mai esistito, però esistono dei Vangeli, esistono delle scritture dalle quali la Chiesa Cattolica tira fuori le sue cose per agire nel sociale, per agire fra gli esseri umani. Questa descrizione è oggetto in se stessa, cioè io agisco rispetto alla Chiesa Cattolica come se esistesse quel Gesù che lei descrive, perché quelle norme, quel corpus di leggi è oggetto in se stesso, cioè è oggetto dal quale tirar fuori come comportarsi con gli esseri umani. E così vale per il Dio biblico. Cioè, il Dio biblico so benissimo che non è mai esistito, come so benissimo che non esiste una volontà creatrice o un Dio creatore, cioè sono delle panzane pure semplici. Però esiste una descrizione biblica. La descrizione biblica qualifica il Dio, cioè descrive il Dio, cioè il Dio davanti al quale la Chiesa Cattolica ha messo in ginocchio milioni e milioni e milioni di persone. Quella descrizione è oggetto in se stesso, esiste. Cioè non è che non esista la descrizione. Ora non me ne frega niente che non esista il Dio creatore, so benissimo che non esiste. Però esiste una descrizione che la Chiesa Cattolica si serve per mettere in ginocchio gli esseri umani. Bene. Quella descrizione per me è come se esistesse un Dio malvagio, per cui anche se so benissimo che non esiste un Dio creatore, io agisco perché esiste una descrizione che ha messo in ginocchio gli esseri umani. So benissimo che non esiste un Dio che ha distrutto Sodoma e Gomorra, però è altrettanto vero che la Chiesa Cattolica è andata in giro per centinaia e centinaia di anni dicendo se non fai quello che voglio io, arriva il mio Dio e fa come Sodoma e Gomorra, cioè te massacra. Cioè, per cui questo o fai quello che voglio io ti ammazzo, è diventato un principio cattolico, è diventato un principio cristiano. Pronto? Pronto? Sì? Sono in diretta. Mi metti tu in diretta? Sei in diretta? Diretta, allora. Bisogna che mi dai scheglia, trova che mi regno ancora, dai. Ciao. Ciao. Per cui so benissimo che esiste queste cose, però so benissimo qual è la differenza fra le due cose, cioè fra esistenza e descrizione. La descrizione comporta comunque un'azione, comporta comunque degli interventi, e quella descrizione è oggetto in se stesso, cioè il mio Trisao nel 1200 che diceva che Dio esiste, che se non ti fai quella roba Dio ti punisce e ti manda all'inferno. È chiaro che non esisteva un Dio, però esistevano degli eserciti, esistevano delle torture, bruciavano vive le persone se non facevano quello che i preti imponevano. E questo è un oggetto in se stesso. Per cui è inutile che fate il giochino, ma esiste, allora non è vero, non esiste. Bisogna capire esattamente come funzionano i meccanismi. Perché i meccanismi funzionano perché la Chiesa Cattolica ha solo sviluppato terrore, terrore per il gusto del terrore. Bene, chiudo qui la trasmissione. Magia, stregoneria, paganesimo, sono arrivati chi mi dà il cambio.